appena parlato con un dipendente della SASI, ha detto che l'acqua sta tornando anche, diciamo, nelle zone più alte di Casoli. E loro hanno appena verificato, c'è ancora purtroppo una perdita al pezzo che è stato riaggiustato, al tratto che è stato riaggiustato, perché? Perché bisognava aspettare le famose 24 ore, quindi lunedì molto probabilmente avremo lo stesso problema, quindi chi ha l'acqua a casa cortesemente faccia le dovute riserve, si provveda in tempo. Non so se a casa mia è tornata, non lo so, comunque appena lo sapremo. Quindi mi dovrò preoccupare. Quando ti spestirai dalla carica di Cesina, torni a casa, rientri, apri l'acqua, non ce l'ha con questo pezzo di Cesina. Ma che diavolo sta facendo? Insomma, c'è questo gioco di questa doppia personalità, questo vice sindaco che abbiamo cagato. Allora, sì, c'è una signora che abita un po', insomma, il palazzo, mi ha detto che lei è tornata. Speriamo che torni, c'è tuttora purtroppo una piccola perdita. Ce la faremo. Sì, io sono fiduciosa, sempre. Pazienza. Per dirla con Gabriele D'Annunzio, diceva: la pazienza è l'immortale nepente che rafforza i nervi e l'anima di stura. E sapere cosa era il nepente? Il nepente, secondo i greci, era una sostanza simile al vino, insomma, che aveva il potere di calmare. Così, nepente abbondanza. Ho una credenza di nepente. Piena, piena. Questo dice sì. Che oggi si chiama in maniera diversa. Ma insomma, queste sono cose nostre.